conoscenze sono nostre! Ci hanno portato all'esasperazione! Siamo esasperati, dicono, mentre scene da guerriglia urbana tengono in ostaggio Roma per tutto il giorno. 6 bombe carta vengono fatte esplodere insieme a fumogeni e petardi contro i palazzi delle istituzioni. La giornata era cominciata davanti a Montecitorio e migliaia di tassisti ambulanti protestano contro le liberalizzazioni. Gli slogan, le loro ragioni a poco invadono tutto il centro. Via del Corso è un fiume di gente che arriva fino a Piazza Venezia. Non c'è bisogno di parlare, basta guardarsi intorno. I cori, qualche fumogeno, ma poi la protesta degenera e anche le intenzioni migliori annegano nella rabbia quando i manifestanti raggiungono la sede del Partito Democratico e tentano di entrare. Le strade bloccate fino a Porta Pia. Nel primo pomeriggio i tassisti si accalcano davanti al Ministero dei Trasporti, dove è in corso l'incontro con il governo, e ormai non spiegano più le loro ragioni, le urlano. Devi andare via. Perché? Via, arrivederci. Che fate? Domani tornate a lavorare? E dipende. Dipende tutto da loro. Non dipende da noi, dipende da loro. Sono 4 i fermati dopo gli scontri. 2 di loro sono esponenti del movimento di estrema destra, Forza Nuova. Uno è il leader romano, Giuliano Castellino. E lui, già protagonista in passato di episodi di violenza, a restare a terra durante una carica della polizia. Nelle immagini ingrandite si vede un uomo indossare un tirapugni. La questura lo ha fermato e identificato, così come il manifestante che ha lanciato diverse bombe carta, mandando in frantumi le vetrate di un palazzo antico vicino a Montecitorio. I saluti fascisti si mescolano all'inno di Mameli, esponenti dei movimenti della destra romana si confondono con i manifestanti, alcuni non sono né tassisti né venditori ambulanti, ma cavalcano la protesta, la trasformano in violenza. 4 agenti e 4 manifestanti sono rimasti feriti, il più grave è un ambulante di 60 anni portato al pronto soccorso, motorini, fioriere, tutto quello che si trova sul percorso della manifestazione è trascinato via.